Quando io ero piccola, vivevo a Fabriano e lì avevo come l'impressione, dopo l'ho capito, come se fossi vissuta tanto tempo fa nel Medioevo. Nel senso che le persone avevano una grande dignità, anche le persone povere, erano educate. Se voi girate per i borghi dell'ex Stato Pontificio, ma di tutta Italia, vedete come vivevano le persone, lo vedete da cosa? Lo vedete dalla struttura delle case, dei paesi, dall'amore per l'ordine, per i fiori, per le chiese, tutti pieni di chiese, di conventi. Tutti sapevano che il tempo che passiamo sulla terra è un tempo breve e che dopo saremo giudicati in base a quello che abbiamo fatto durante questo tempo breve. E tutti avevano grande dignità perché, e avevano speranza, anche se la vita, e sapevano che la vita è sofferenza, che nella vita c'è tanta sofferenza. Però la speranza nella risurrezione di Gesù, nella vittoria sulla morte, accompagnava questa cultura cristiana italiana, che davvero, io credo, fosse la cultura migliore che ci possa essere al mondo. Non c'è paragone con nessun'altra cultura. Oggi tutto questo non c'è più, si è perso. Ma che cosa si è perso? Si è perso il senso della vita, il senso della sofferenza. Se c'ha la sofferenza un valore, se c'ha un valore vivere secondo la volontà di Dio, questo costa sacrificio, ma c'è un valore questo sacrificio. Ma quello che si è perso in assoluto, a mio modo di vedere, è la sapienza che c'è da parte di chi vive conoscendo che questo è un tempo breve e che poi ci sarà il giudizio. Non sappiamo più oggi che ci sarà il giudizio, non lo sappiamo più, quindi viviamo come possiamo. E questo tutti i ragazzi, i giovani, anche meno giovani, oggi vivono come se la vita qui fosse l'unica, fosse l'ultima, dopo non ci fosse più nient'altro, quindi arraffano tutto quello che possono, i comandamenti non sono più niente. Questo comporta la distruzione della persona umana, della vita umana, della vita civile. Oggi è la festa della trasfigurazione. Gesù, con questo suo mostrarsi Dio prima della morte e prima della risurrezione, in fondo dice ai discepoli: questo ditelo dopo. E loro non capivano che significasse dopo la risurrezione. Ma questo ditelo dopo conviene forse che ce lo diciamo anche a noi adesso. Diciamocelo, che questa vita, nella vita Dio si è incarnato per vincere, per vincere. Certo, lui ha sofferto moltissimo, noi siamo chiamati a non sfuggire la croce, perché nella croce con lui c'è speranza di vittoria.